Giovedì 20 ottobre, bentrovati amiche e amici bianconeri qui sul canale. Il contenuto di quest'oggi, dal titolo Occhi su Parisi, ha ovviamente un risvolto prettamente legato al calciomercato, legato anche alla sfida di domani sera all'Allianz Stadium, allora quando sarà di scena la partita Juventus-Empoli, partita che mi incuriosisce, della quale parliamo brevemente e spero ovviamente che possa darci un seguito a quanto fatto nel derby. Ma occhi su Parisi, tanti parlano di Andrea Cambiaso, anche qui arriviamo al dunque. Prima di sviluppare tutto questo, vi invito a scaricare l'applicazione OneFootball, di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link per agevolarvi lo scarico. Un'applicazione leggera, gratuita, disponibile sia sul Play Store che sull'Apple Store, che vi dà la possibilità di rimanere informati su tutte le notizie che ruotano intorno al mondo del calcio. Vi dà la possibilità di selezionare la vostra squadra del cuore per avere proprio tutte le notizie che riguardano quest'ultima, e anche la possibilità di vedere gli highlights di tutte le partite di Serie A, Serie B e Serie C, ed alcune partite live streaming di alcuni campionati esteri europei, come ad esempio quello scozzese. Ma veniamo al contenuto odierno. Occhi su Parisi. Non si può non parlare di mercato, perché in queste ore sono forti le voci che vogliono la Juventus proiettata verso il mercato di gennaio, volta a rafforzare la zona di sinistra, quella del terzino, che con il solo Alexandro, considerata la indisponibilità spesso fisica di Mattia De Sciglio, è una zona piuttosto sguarnita. Io non so, lo dico prima, che cosa eventualmente potrà fare la Juve. Intanto c'è da capire Massimiliano Allegri se sarà orientato a confermare la difesa 3, la difesa 4, chiedo scusa, oppure orientarsi maggiormente ad una difesa 3. In quel caso, chiaramente, la richiesta di un terzino sinistro potrebbe essere rimandata alla successiva sessione estiva di calciomercato, abbandonando piste che potrebbero essere onerose. Fermo restando che la mia convinzione è che nel mercato di gennaio eventualmente la Juventus non andrà ad impattare pesantemente, soprattutto poi in quella zona di campo, nonostante è una zona che deve essere assolutamente rifatta ex novo, anche perché Alexandro, ormai inutile commentarlo, va oltretutto in scadenza di contratto e quindi lì la Juventus dovrà lavorare. Però lì la Juventus ha un giocatore di proprietà che è Andrea Cambiaso, di cui a breve parliamo, ma gli occhi su Parisi, perché domani sera la Juventus è chiamata a confermare la sfida, il continuo della propria situazione, ovvero quella di un tentativo di risalita, di scalata della classifica, di ricompattamento del gruppo. E quindi io sono curioso di capire, di vedere se davvero la situazione può essere cambiata. Non tanto dal punto di vista del gioco, ce lo spieghiamo che presto possa venire anche questo, ma quanto da un punto di vista, ma soprattutto da un punto di vista dell'atteggiamento, dell'attaccamento, della voglia da parte di questo gruppo di dimostrare di aver capito e quindi di aver imparato dai propri errori per porsi in campo in una maniera differente. E allora questo abbraccio di cui si è parlato, di cui abbiamo letto, che potrebbe essere il nuovo rito lanciato da Massimiliano Allegri per dimostrare una ritrovata compattezza del gruppo, mi incuriosisce per vedere se poi alle parole seguiranno i fatti. Partita ovviamente, è inutile sottolinearlo, da non fallire, sulla quale, ripeto, ci saranno gli occhi della dirigenza puntati su Fabiano Parisi. Fabiano Parisi è un classe 2000, giocatore che ha il contratto ancora fino al giugno 2025 e che quindi per poterlo eventualmente portare a Torino alla corte di Massimiliano Allegri servirebbe un esborso abbastanza importante, perché sta facendo molto bene, è in crescita, su di lui si sono mosse gli occhi di diversi club italiani ma anche esteri, e quindi la Juve è un club che lo segue già dall'estate scorsa, sta prendendo informazioni, lo sta facendo seguire da emissari di mercato, e domani sera avrà l'opportunità di vederlo dal vivo, di capire in una sfida così importante la reazione, la personalità, l'impatto che il giocatore potrà avere sul match contro un club blasonato, nonostante le difficoltà come quello della Juve. E quindi occhi su Parisi, giocatore interessante, ma per il quale qualche dubbio io lo nutro, non sulle qualità del giocatore assolutamente, ma per il fatto che la Juve è già proprietaria del cartellino di Andrea Cambiaso, che è in prestito al Bologna, che è anch'egli un classe 2000, che dopo un inizio un po' balbettante agli ordini di Mihajlovic sta trovando maggior continuità con Thiago Motta, e contro il Napoli ha sfoderato una prestazione interessante condita da due assist che ovviamente lo lanciano verso un'altra stagione che può essere da protagonista.
La situazione di Cambiaso è simile a quella che visse Nicolò Rovella la scorsa stagione. Voi ricorderete che nel mercato di gennaio la Juve doveva rafforzare la zona mediana del campo e si vociferò della possibilità di un rientro anticipato di Rovella a Torino, cosa che il Genoa non volle, non avvenne e arrivò a Torino per poi essere girato al Monza soltanto l'estate appena trascorsa. Quindi la situazione di Cambiaso è simile. La Juve sta prendendo informazioni, sta capendo, sta cercando di capire se eventualmente ci fossero le possibilità, qualora ne avesse bisogno, di un rientro di Andrea Cambiaso anticipato. Per quelle che sono le informazioni che ho avuto modo di prendere per persone vicine, da fonte vicine all'entourage di Cambiaso, mi è stato detto che in questo momento, poi di qui a 3 mesi le cose possono cambiare, in questo momento il Bologna assolutamente non pensa a privarsi del giocatore, è assolutamente convinto di portare a termine il prestito di Andrea Cambiaso fino a giugno. Poi, come ripeto, le vie del mercato sono infinite, tutto può succedere, perché alla Juve ad esempio c'è un elemento interessante che non sta trovando assolutamente spazio, che può diventare importante proprio nel mercato di gennaio, con la sua partenza in prestito, per aprire eventuali trattative con club amici. Sto parlando di Nicolò Fagioli, per il quale mi sento anche di dire, come pare Juventus-Empoli possa essere giocata con ancora una volta McKenny nella mediana bianconera. Poi domani, nel corso delle mie gran pagelle, magari sarò smentito e sarò costretto, e non mi dispiacerebbe perché significherebbe buon per lui e per la Juventus, a dover commentare ed elargire un voto importante proprio per il texano, che però, per quello che ci ha mostrato fino a questo momento, per le condizioni fisiche nelle quali lo abbiamo visto fino a questo momento, mi trovo assolutamente incredibilmente sorpreso come possa continuare a giocare lui titolare e senza provare un giocatore come Nicolò Fagioli, che con tutto il rispetto potrà non essere Giancarlo Antognoni, cito un nome a caso per prendere un grande giocatore italiano, ma certamente può essere un giocatore utile in quella posizione di campo, mezzala di destra, che oggi, ripeto, alla Juventus potrebbe essere ricoperta dal texano, e che, come abbiamo visto, ha latitato abbastanza nel corso di questo inizio di stagione. Ma Allegri evidentemente ritiene che sia opportuno procedere come sta facendo, allora Nicolò Fagioli nel mercato di gennaio potrà tornare un elemento importante anche come pedina di scambio o da mandare in prestito per aprire eventuali trattative. E allora, occhi su Parisi, perché potrebbero esserci sviluppi, anche se sono portato a pensare che se Cambiaso dovesse far bene, essendo un classe 2000, la Juventus non si presenterà al via della prossima stagione con due terzini classi 2000 italiani, perché penso che vogliano avere eventualmente Cambiaso o il Parisi turno come elemento di complemento, come eventuale alternativa ad un profilo più europeo, più importante. Quel profilo potrebbe essere quello di Grimaldo, che anche lui andrà in scadenza al 30 giugno 2023 con il Benfica. Lo vedremo all'opera contro la Juventus la prossima settimana, sarà anche lui un osservato speciale, ma chiaramente, essendo in scadenza, potrà decidere in tutta autonomia la sua prossima destinazione, se rinnovare o meno, ma quando eventualmente dovrà decidere, credo che sarà fondamentale capire se il club eventualmente nuovo potrà disputare la prossima Champions League. E allora attenzione, perché la Juve in questo momento non è certamente nella condizione di poterglielo garantire. Fronti aperti, giocatore più europeo, occhi su Grimaldo. In Italia si tenta eventualmente il rientro alla base anticipato di Cambiaso, sul quale Bologna in questo momento frena, ma occhi su Parisi per capire se può essere lui eventualmente uno dei terzini sinistri del prossimo futuro. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, fino alla fine. Forza Juve, ciao!